Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Le iniziative nell'Agrigentino, con una fiaccolata per ricordare la giovane favarese Lorena 40 e il cortometraggio Lacrime spezzate. Al liceo Leonardo, invece, incontro con le istituzioni. Iniziativa di solidarietà tra il comune di Realmonte, il Lions e le Uncinettine. Grande successo al Pirandello con la commedia La strana coppia. Per lo sport calcio, partita sospesa al Seneto per un malore dell'arbitro, pareggio del Castrum Favara. Bentrovati da TVA Notizie. Oggi 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tante le iniziative. Cominciamo con Favara, dove c'è stata una fiaccolata per ricordare Lorena 40, uccisa dal fidanzato. Un delitto orrendo, con una motivazione della sentenza davvero incredibile. Giuseppe Moscato. E nella panchina che vedete alle mie spalle, dedicata a Lorena 40, che si è conclusa la fiaccolata per ricordare Lorena 40, la giovane di Favara uccisa dal suo fidanzato a Furcisicolo, ma anche per ricordare il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E proprio da Favara, ricordando Lorena, si sono voluti lanciare dei messaggi affinché di queste cose non ne accadano più. Assieme ai familiari di Lorena, il sindaco di Favara, quello di Furcisicolo, quello di Grotte e tanti altri rappresentanti di associazioni e istituzioni per dire no alla violenza sulle donne. Ma seguiamo le interviste. A volte per certe notizie sembrano lontane e distanti, quando si vivono in prima persona, quando una comunità come la nostra viene colpita così pesantemente con una propria figlia, la si sente sulla pelle in maniera più dura sicuramente. Oggi siamo qui insieme anche al collega di Furci, il paese dove purtroppo, ahimè, Lorena è stata uccisa, per testimoniare la nostra vicinanza e per dire no a ogni forma di violenza con la nostra comunità, marciando silenziosamente per Lorena. Lorena veramente fin dal primo giorno è stata sentita come una figlia di Furcisicolo. Lorena è una nostra concittadina e sarà per sempre una nostra concittadina, lo dico con grande emozione, con grande affetto, soprattutto nei confronti della famiglia 40, alla quale sono personalmente legato non solo come sindaco, ma come cittadino e quindi come fratello di Lorena e della sua famiglia. Il 25 novembre, chiaramente, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è un giorno simbolico e importante, ma in realtà dobbiamo pensare a questo tutti i giorni dell'anno, 365 giorni all'anno, e lo dobbiamo dimostrare con i fatti e quindi attraverso quello che trasmettiamo anche ai nostri ragazzi nelle scuole, con le tante iniziative che facciamo. E penso che il minimo che si potesse fare era oggi essere presenti qui al fianco del sindaco, al fianco della comunità di Favara, ma soprattutto al fianco della famiglia 40, di Enzo, della famiglia, di tutti, dei fratelli. E quindi grazie alla comunità di Favara per avermi anche ospitato, per avermi invitato, e ci tenevo ad esserci e sono qui. Se si tratta di un episodio che naturalmente tocca tutte le famiglie, tutti i paesi e tutte le città d'Italia, sono tantissimi purtroppo i casi che si stanno verificando in tutti i territori, quindi come istituzione dobbiamo essere vicini alle famiglie, dobbiamo portare anche una serie di aiuto anche al legislatore, perché le leggi vanno cambiate, ci vogliono leggi che consentono di arrivare a delle pene certe e soprattutto degli interventi di prevenzione importanti, ed è su questo che dobbiamo, che le istituzioni devono essere presenti, soprattutto sulla prevenzione, quindi la sensibilizzazione nelle scuole, nelle famiglie, e quindi tutti insieme dobbiamo lottare affinché questo non accada più.
di violenza. Oggi siamo qui nel nome di Lorena, questa ragazza che ha pagato con la vita e ha subito quella violenza fisica, ma noi vogliamo dire no alle tante forme di violenza, la violenza psicologica, la violenza sociale, la violenza economica, quelle tante manifestazioni attraverso le quali viene mortificato il ruolo della donna, per cui siamo accanto a tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di essere aiutate perché non si sentano sole e trovino il coraggio di dire no e di ribellarsi. E nella memoria portiamo nel cuore questa ragazza che ha pagato con la vita la violenza e l'ha toccato con mano. Quello è il messaggio, voglio lanciare un messaggio a tutti noi genitori. Dobbiamo essere attenti ai nostri figli dai primi passi, dalla scuola elementare alle medie e superiori, perché si parla, facciamo tante fiaccolate, ne abbiamo fatto una forcisicola, più di una, ogni anno si parla del femminicidio, si parla del tutto, però ancora siamo troppo indietro. Indietro non per lei, indietro perché giorno per giorno succede, se noi sappiamo in Italia continua a succedere tanti femminicidi. E diciamo nelle scuole devono essere professori, anzi forse inserire un'oretta alla settimana di parlare ai ragazzini, la donna rispettarla, la donna portarla nel cuore, no, la donna maltrattarla per la qualsiasi cosa, la donna non si tocca. Io stasera sono emozionato, non mi viene perché onestamente non è tanto facile, vedervi tutti qua non è tanto facile. E il passo più importante poi, sempre qua, lo rivolgo alla giustizia perché deve fare veramente il suo corso, il corso lo fa, però nell'aula di giustizia dare veramente una pena severa, se no si continua sempre. Quando un giovane capisce onestamente che se la va franca, diciamo, non diamo un bel esempio, non c'è un esempio esemplare. Comunque non ho più la forza di parlare, scusatemi, mi sono emozionato tanto, grazie a tutti quanti. È sempre in tema di violenza contro le donne un servizio sul cortometraggio Lacrime Spezzate realizzato dal favarese Stefano Vinciguerra. Giuseppe Moscato. Lacrime spezzate, e questo è il titolo del cortometraggio realizzato da Stefano Vinciguerra, che tratta il drammatico fenomeno del femminicidio. Un filmato che vuole essere un grido di speranza, ma anche un invito a denunciare a tutte le donne vittime di abusi. Nella realizzazione del suo progetto, Stefano Vinciguerra ha trovato la condivisione del regista e attore Rino Vetro e la collaborazione dell'associazione teatrale Gio 90. Tre gli episodi di vita domestica raccontati nel filmato, la cui realizzazione è stata affrontata con sensibilità e grande professionalità. Il primo racconto porta sullo schermo il dramma di una donna maltrattata dal marito alcolizzato che la picchia ogni volta che rientra a casa, ossessionato dalla ricerca di denaro. La seconda storia esplora l'angoscia di una donna sposata con un uomo geloso e possessivo, intrappolata in una relazione soffocante. Infine, l'ultimo episodio narra il tormento di una giovane fidanzata vittima della doppia personalità del suo compagno, capace di trasformarsi in un aguzzino dietro una facciata di normalità. Ma sentiamo i protagonisti di Lacrime Spezzate. Abbiamo realizzato questo cortometraggio formato da tre episodi di tre donne, purtroppo donne che subiscono violenza dal marito, dal fidanzato oppure dal fratello e quindi insieme a lui abbiamo realizzato questo cortometraggio. Un'idea mia, venuta così spontanea, è dalla regia di Rino Petro. Stefano mi ha parlato di questo progetto, siccome è un argomento che ci pesa a noi uomini, quello di maltrattare le donne, così abbiamo realizzato un cortometraggio di
tre storie inventate di fantasia, non ci siamo basate in nessuna storia vera, però che richiamano quello che purtroppo è la realtà, dove una donna si innamora di un uomo, che questa relazione si trasforma in un inferno. Quindi abbiamo realizzato questo video per dire a tutti di non maltrattare le donne. Così ci siamo rivolti a dei bravissimi attori di Favara che ci hanno aiutato e abbiamo realizzato questo cortometraggio. Qual è il messaggio che si vuole lanciare? Stop alla violenza sulle donne, e se vi sentite in pericolo denunciate i vostri mariti, i vostri ragazzi, non esitate prima che sia troppo tardi. E io sono stato molto contento di accettare questo invito per realizzare una cosa che effettivamente c'è bisogno di denunciare tutti gli uomini che sono violenti. E così abbiamo accettato. E così abbiamo accettato di fare questo cortometraggio, noi assieme ad alcuni componenti della nostra compagnia Genovanda. Si parla di tre episodi, il tuo per esempio? Allora, si tratta di tre episodi che sono legati da un fil rouge che, doppiamente fil rouge, rosso della violenza e fil rouge perché sono tutte storie di violenza, sebbene diversificate. La mia in particolare è questa. Io sono una donna un pochino attempata che è sposata con questo individuo ubriacone che sfoga la sua frustrazione su di me anche davanti ai nipoti. Temi forti, messaggi importanti in occasione del 25 novembre. Sì, è importante denunciare, è importante farlo subito alla prima avvisaglia, perché se si aspetta può essere troppo tardi. Il messaggio è proprio questo, denunciare e farlo subito senza aspettare. E oggi su TVA il cortometraggio di cui parlavamo, Lacrime spezzate, andrà in onda alle 16 e alle 21. E nella giornata contro la violenza sulle donne, gli studenti del liceo Leonardo di Agrigento hanno incontrato il procuratore della Repubblica Giovanni Di Leo, Arturo Cantella. Il liceo Leonardo ricorda questa giornata sulla violenza delle donne non solo oggi ma permanentemente per tutto l'anno scolastico, mettendo un manifesto all'interno della scuola che cita Leonardo contro la violenza maschile sulle donne. Presidente, ecco, questa è un'iniziativa duratura per tutto l'anno vigente. Certo, non solo per quest'anno, è sostanzialmente un'ulteriore casella che noi mettiamo nel mosaico che ogni anno dedichiamo e cerchiamo di costruire per riflettere sull'importanza di una tematica come quella dell'eliminazione della violenza contro le donne, che di fatto ha una data topica che è quella odierna, ma che noi abbiamo trasformato già da qualche anno in un intero mese dedicato a momenti di riflessione su questa tematica. Oggi quindi abbiamo già fatto degli incontri importanti che hanno lasciato il segno ed altri ne faremo entro la fine del mese. Oggi per sottolineare proprio la giornata abbiamo voluto donare alla scuola un roll up in cui abbiamo riportato la poesia di una poetessa portoghese che di fatto ha diciamo in qualche modo riprende quello che è il tema della violenza sulle donne, che spesso viene giustificata da una sorta di inferiorità della donna e in cui la vittima viene colpevolizzata. Lo abbiamo voluto fare per stigmatizzare il fatto che per noi lottare per l'eliminazione della violenza contro le donne significa farlo ogni giorno, significa farlo dal momento in cui i ragazzi entrano nel loro liceo, per dare loro quotidiani spunti di riflessione e quindi educarli al rispetto. Quello che mi piace sottolineare, oltre alla condivisione dei versi della poetessa, è il fatto che ci sono delle parole chiave che noi abbiamo voluto far emergere anche in questo roll up, che sono scuola,
per intendere che la cultura è sempre e comunque lo strumento migliore contro il rispetto. La parola amore, perché l'amore deve essere rispetto. La parola parità, perché alla base della violenza ci deve essere la consapevolezza che c'è un'assoluta parità tra uomini e donne. E poi l'ultima parola è quella dell'appello alla non violenza, perché è importante stabilire come tutti quanti dobbiamo comunque invocare il tema della non violenza, non solo ovviamente contro le donne, ma in generale nell'educazione dei nostri ragazzi. Quello che mi preme altresì sottolineare è che appunto abbiamo voluto inserire il 1522, il numero antiviolenza e stalking, proprio per dare alle nostre ragazze, ai nostri ragazzi in generale, a tutta l'utenza, a coloro i quali si approcciano al nostro liceo, anche l'immediata informazione circa il numero utile per segnalare episodi di violenza. Questo è anche uno strumento di educazione. Come ragazzo, come studente, come si vive oggi il 25 novembre? Come studente nel liceo Leonardo abbiamo trattato questa tematica in classe attraverso la visione di contenuti multimediali e anche grazie alla partecipazione ad attività extrascolastiche, come per esempio l'incontro con il padre di Giulia Cecchettin, il signor Gino Cecchettin. Queste sono attività molto importanti che ci aiutano a sensibilizzare e a trattare di queste tematiche. E sempre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comando Generale dei Carabinieri ha voluto ricordare la ricorrenza con alcuni contributi dedicati al tema, con videomessaggi e un comunicato sulle recenti attività svolte dall'Arma dei Carabinieri che riguardano atti di violenza sulle donne. Cambiamo argomento, iniziativa di solidarietà a Realmonte tra Comune, Lions e Uncinettine. Un progetto meraviglioso all'insegna dei valori che passa attraverso la via della legalità, della bellezza, della solidarietà e dell'aiuto agli altri. Questa è speranza, questo è futuro. Le Uncinettine di Realmonte, in collaborazione con il Comune di Realmonte e dei Lions Agrigento Valle dei Templi, aiuteranno questi bambini e quindi consegneranno 100 copertine CAV, rispettivi CAV. Abbiamo le presidenti presenti oggi e quindi aiuteranno 100 bambini dai 0 ai 2 anni che potranno usufruire di copertine calde fatte a mano, che sono un simbolo. Il simbolo è dell'identità, della tradizione, del lavoro di squadra, del gruppo e della bellezza. Quindi io come sindaco del comune di Realmonte, che ha patrocinato l'evento, non posso che essere pienamente soddisfatta e dire grazie a queste 100 donne meravigliose che ogni giorno ci credono, sin da quando si sono riunite e hanno iniziato questa identità e questa tradizione tramandandola, perché tra loro ci sono ragazze, oggi sono 30, ci sono ragazzi che vanno dai 13 e donne che arrivano agli 80 anni anche più. Quindi queste tradizioni che vengono tramandate, queste generazioni tutte insieme per i bambini che sono il futuro. Quindi ribadisco, queste bellezze e sono valori. Allora, questa esperienza è stata fantastica, penso che è veramente come un sogno. Abbiamo realizzato circa 100 copertine, le Uncinettine realmontine, e con la collaborazione del nostro comune di Realmonte e i Lions Valle dei Templi. Abbiamo fatto la consegna al CAV di Bagheria, alla stazione di Palermo, e al CAV di Agrigento. Chiaramente è una soddisfazione e un piacere fare del bene, perché questo è lo scopo principale.
Sì, siamo appena tornati da questa esperienza straordinaria, un viaggio da Agrigento a Palermo di speranza, veramente di un servizio fatto per chi ha bisogno. Grazie davvero di cuore alle uncinettine di Real Montine che ci hanno coinvolto in questa straordinaria esperienza, sia a noi che alla collaborazione con il comune di Real Monte. È stata un'esperienza straordinaria durante tutto il viaggio assistere alla cucitura di queste copertine e avere e vedere la gioia veramente del dono che abbiamo realizzato ai due CAV di Bagheria e Agrigento. Noi siamo ben lieti, assolutamente felici, perché questo è il servizio che Lions ricercano, stare accanto a chi ha veramente, veramente bisogno. Un ringraziamento anche ai Lions di Bagheria, alle referenti distrettuali del service New Voice. Noi siamo qui per questo, quando c'è bisogno noi arriviamo. Un grazie da parte anche della nostra presidente, la dottoressa Maria Concetta Domilici. Che dire, siete delle donne meravigliose, vi siete impegnate a fare tutte queste cose per donare e per dare agli altri, che noi insomma poi devolveremo alle nostre mamme, alle nostre ragazze che verranno a trovarci, e diremo che sono state fatte da persone di buona volontà e delle donnine abbastanza agguerrite. Il comune di Menfi ha conferito la cittadinanza onoraria alla Guardia di Finanza. La cerimonia domani alle 10 presso il comune, alla presenza delle autorità e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento, colonnello Edoardo Moro. Inaugurata a Siculiana la mostra Astro, un tributo al campione di Formula 1 Ayrton Senna. Oggi è una giornata fondamentale per quanto concerne la visione che noi abbiamo già in qualche modo messo in campo di uno sviluppo che parte dalla cultura, dal recupero della memoria, della storia e della nostra identità. Ayrton Senna da oggi è ambasciatore di quanti nel corso della fine dell'Ottocento e non solo sono dovute partire dalle coste siciliane per trovare altrove, diciamo, fortuna. È un percorso che riguarda lui, la sua famiglia, una ricostruzione sia da un punto di vista dei documenti sia da un punto di vista dei luoghi, ma è anche un'opportunità tecnologica importante, perché attraverso la realtà virtuale, un allestimento molto innovativo, sarà possibile immergersi nella storia di Ayrton Senna pilota e nella storia di Ayrton Senna uomo. Quindi un'occasione veramente interessante e importante. L'iniziativa intanto rientra nel turismo delle radici, che è un'idea del Ministero che noi abbiamo sposato, e naturalmente rientra tra le attività previste per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. È importante la presenza oggi del sindaco Micciche, ma anche dei sindaci di Imola, con il quale abbiamo già sottoscritto a maggio un patto di amicizia, e nel pomeriggio sottoscriveremo un patto di amicizia anche con la città di Maranello. Quindi una grande attenzione ed è, come dire, Senna che diventa davvero ambasciatore anche di una rete, di un contatto tra diverse realtà all'insegna dello sport, della solidarietà e sicuramente dei motori. Sicuramente il patto di amicizia che stipuleremo questa sera tra il comune di Maranello e quello di Siculiana racconta della volontà di impegnarsi per diffondere qualcosa di importante, che è la cultura nelle sue diverse declinazioni. E la cultura è legata al mondo delle corse e dei motori, perché la storia di Senna che viene raccontata qui attraverso l'analisi delle sue origini, della famiglia Magro da cui tutto cominciò, fa il paio con l'impegno che hanno le città dei motori di raccontare il lato culturale dell'esperienza motoristica, no? Quello che racconta le storie di persone, la storia di imprenditori, di piloti, di riscatto che spesso sta dietro alla voglia di impegnarsi e di credere in un sogno. E più c'è anche la passione per l'unicità di ogni territorio, quindi la voglia di proporre le bellezze del territorio, l'enogastronomia, insomma un impegno per raccontare l'importanza della terra e delle passioni. È un museo veramente moderno, moderno nella concezione, moderno nella realizzazione, perché sono state utilizzate manifatture di alta qualità, tutte siciliane, il che devo dire fa piacere, perché spesso noi diamo per scontato che con la modernità tutto si possa realizzare ovunque, e invece poi il Sud sconta una
carenza di aziende specializzate nei materiali più moderni. Ecco, questo invece è la dimostrazione, questa è la dimostrazione che anche la Sicilia può offrire la struttura aziendale in grado di mettere in atto, di produrre le idee più innovative. Nel museo noi troviamo una storia. Noi abbiamo messo sotto forma di superfici, di volumi, di spazi, quello che è una storia che è stata raccontata benissimo da Pipitone e da Restivo, da Anna Restivo. E abbiamo cercato di creare questo lungo percorso che racconti questa straordinaria storia di emigrazione che poi parte da Siculiana, arriva in Brasile e poi da lì ritorna di nuovo in Italia con l'arrivo di Senna che viene a correre in Italia. E noi l'abbiamo approfondito tutta questa parte facendo proprio un racconto di questo. Infatti non è un museo classico che è una raccolta di elementi, ma è un racconto che racconta se stesso, quindi Astro racconta se stesso attraverso delle immagini, dei contenuti, dei video, degli approfondimenti, specialmente anche sul territorio di Siculiana, sul Senna uomo, sul Senna pilota. Infatti, come vedete dall'allestimento, che insomma, poi andremo a poco a scoprire, vedrete un'immagine di Senna che sicuramente viene approfondita dal punto di vista umano, della sua correlazione con la Sicilia e con la sua malinconia, diciamo, che viene proprio, che lui dichiara, tra parentesi, che viene proprio dalla madre, quindi dal suo ramo siciliano. E dopodiché vedrete anche il Senna pilota, infatti come si vedono benissimo in queste stampe in alluminio o in altri tipi di elementi che abbiamo inserito, si vede, come dire, il suo amore per i motori, perché lui alla fine era un pilota, quindi la parte meccanica che viene da noi espressa in una maniera, come dire, più artistica, più cercando di cogliere quella parte bella di un motore, viene esplicitata in questo museo. Dopodiché, nella parte superiore, per esempio, andremo a trovare quelli che sono i punti fondamentali di una storia e poi entreremo all'interno di un cuore, che è una piazza interna che abbiamo creato, che diciamo così, espone le parti più personali, che possono essere la tuta, il casco o delle fotografie scattate da fotografi ufficiali dell'autodromo, dove andiamo a vedere dei momenti, come dire, quasi privati, mentre sta parlando ai box, mentre si toglie il casco, mentre magari con un'espressione sofferente, per sottolineare quello che era il Senna uomo, perché è un uomo che ha avuto le radici qui, le ha riportate in Italia, perché in Italia è stata la sua praticamente seconda patria, ma che è stato sicuramente un viaggio di andata e ritorno che diciamo non si conclude, perché non voglio dire la parola si conclude, ma che sicuramente dal Museo Astro inizia ad avere una nuova vita. Spettacoli al Teatro Pirandello, grande successo per la strana coppia. Sul palco due figli d'arte, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, molto somigliante a Papà Ciccio. Beh, lavorare al Pirandello è sempre un grande onore, un grande piacere, perché è un bellissimo teatro. Conto che lo teniate da conto, nel senso che, scusate il gioco di parole, ma è importante salvaguardarlo il più possibile. Il pubblico è stato meraviglioso, noi siamo molto contenti, torneremo, spero, chi lo sa, in futuro per occuparci di un altro spettacolo, sempre qui ad Agrigento. La Coca la prendo io. Molto bene, con una bella Coca-Cola calda per il nostro amico poliziotto Murray. Non hai fatto ancora riparare il frigorifero, sono due settimane che il frigorifero è rotto. Ecco perché c'è puzza qui dentro. Roy, se io supportassi a rimproveri sarei ancora felicemente sposato con la mia ex moglie. Ho qualcosa da mangiare? Assolutamente sì, è molto importante per un teatro oggi, per una compagnia teatrale avere una casa e per chi ha una casa avere una compagnia teatrale e viceversa, quindi è un do-des, diciamo, però che è utilissimo per il prosieguo della vita del teatro, perché altrimenti non si esce da un vortice che si è creato nel corso di tanti decenni e che ha penalizzato molto il teatro privato. Non fatelo rientrare in bagno! Il protocollo, ma lasciatemi andare! Oh, santo cielo! È una cosa mia! Oh. Va bene? Ci devo pensare io! Sì. Lasciatemi andare! Prima volta ad Agrigento, prima volta al Teatro Pirandello, beh, insomma, contentissimi, perché è un pubblico pazzesco, attento, caloroso, insomma, noi abbiamo bisogno di queste cose.
e spero che, insomma, che ci invitiate, si dice così, sì, anche per le prossime stagioni, perché insomma poi vabbè, Pirandello, Agrigento, la Sicilia, i figurini. Una cattura notti, uomo fortunati! Uomo fortunati! Stavo sto spiegando al mio amico Felix come ci siamo conosciuti. Chi è Felix? Siamo contenti di partire da qui, di aver fatto l'allestimento qui, insomma era come dire il clima giusto per riassemblare le forze e ripartire, e mi sembra che insomma siamo ripartiti alla grande. No, Felix è veramente insopportabile nella sua ultra come dire precisione, troppo. Io sono ordinato, insomma sono negli anni poi lo sono diventato di più, ma non come Felix, per carità di Dio. Linea alla regia per la pubblicità, torniamo tra poco con lo sport. Sport calcio, sospesa per un malore dell'arbitro la partita tra l'Acragas e il Paternò. Il servizio di Carmelo Lentini, che ci parla anche di eccellenza e promozione. Attimi di paura nello spogliatoio riservato alla terna arbitrale allo stadio Esseneto di Agrigento. Il direttore di gara, signor Lorenzo Montefiore di Ravenna, si è sentito male e si è accasciato a terra per un improvviso malore. Sono intervenuti prontamente i sanitari dello staff medico di entrambe le società, che, constatata la gravità, hanno disposto gli accertamenti del caso nel nosocomio di Agrigento. Chiaramente la gara Acragas Paternò è stata rinviata a data da destinarsi. I biglietti acquistati dagli sportivi di entrambe le squadre rimangono validi e utilizzabili in occasione della regolare disputa della gara. Da Paternò erano arrivati e sistemati in curva nord più di un centinaio di supporters rossazzurri. Fuori lo stadio i tifosi agrigentini commentavano le ultime novità che stanno maturando in seno alla società biancazzurra. Infatti gira voce che subito e dopo il video intervento del patron Giuseppe Deni, che preannunciava un possibile cambio al vertice per il subentro di una nuova proprietà, sembra che i diretti interessati abbiano avuto già un incontro che verrà approfondito nei prossimi giorni. Ma chi sono i futuri proprietari del gigante? Si tratterebbe di un gruppo agrigentino leader nel settore delle carpenterie metalliche per infrastrutture navali, civili e ferroviarie, che ha sede principale ad Agrigento, ma che opera con successo al nord Italia e all'estero. Praticamente stiamo parlando di stati come Emirati Arabi, Marocco ed altri europei. Per quanto riguarda invece i risultati delle altre gare della giornata di Serie D Girone I, il Siracusa svanga Scafati per 0-1 e conquista la vetta della classifica. Si rifà sotto la Vibonese, che espugna il Dino Liotta per 0-1. Buon pare esterno del Castrum Favara 2-2 sul difficile campo della Nuova Egea. Regina fermata in casa dal Pompei per 2-2.
scivola all'interno invece del Sant'Agata che perde 2-3 con il Locri. Impresa Nissa sul campo della Cireale 1-2, rinviata chiaramente, come detto prima, la gara dell'Acragas con il Paternò per malore all'arbitro. Ed ora in eccellenza girone A l'Athletic Club Palermo è sempre in vetta con ben 4 punti di vantaggio sul Città di Gela. La compagine palermitana infatti si aggiudica il derby con la Parma Unval per 1-0. Stesso risultato ma fuori casa per il Città di Gela che rimane in seconda posizione. Perde terreno il Don Carlo Misilmeni sconfitto per 3-2 dall'Accademia Trapani, mentre l'Unità si sciacca, pareggia in casa con il Marsala a conclusione di una gara molto sofferta. Goleada della Folgore che rifila ben 7 reti al malcapitato Casteldaccia. San Giorgio Piana invece è stato fermato sull'1-1 da parte di Caulagi. E infine concludiamo con il campionato di promozione Girone C. Il Camarat si inceppa in casa nel derby con il Gemini, 1-1 il finale. Ne approfitta il Giarre che, spugnando Nicosia, lo raggiunge in vetta. Vittoria dell'Aragona ai danni di un battagliero Serra di Falco per 2-0 con le reti di Zammito e Gambino. Il secondo posto assoluto. Seconda vittoria di fila di Casertemine, che passa 1-3 sul campo del Villarosa e continua a guadagnare punti importanti in classifica generale. Il prossimo turno si gioca il derby Casteltermine-Aragona. Il Camarat sarà impegnato a bel passo, mentre il Gemini ospiterà il Riporto. Ancora calcio, pareggio tra Castrum Favara e Nuova Igea Virtus a Barcellona Pozzo di Gotto. Giuseppe Moscato. Continua la serie positiva della Castrum Favara con 8 risultati utili consecutivi, di cui 3 vittorie e 5 pareggi, che la collocano saldamente al 7° posto in classifica con 18 punti. Una posizione di tutto rispetto, in considerazione del fatto che è una matricola e che l'obiettivo della società è quello della salvezza e di rimanere in Serie D. 2-2 il risultato finale con la Nuova Igea Virtus a Barcellona Pozzo di Gotto, con i padroni di casa che hanno riequilibrato le sorti della gara solo al 92esimo, quando il Favara gustava già i 3 punti, certamente sudati e crediamo anche meritati. Una vittoria sfumata all'ultimo secondo del recupero, concesso ma non comunicato dall'arbitro, così come era successo a Licata. I ragazzi di mister Pietro Infantino hanno lasciato il terreno di gioco con l'amaro in bocca, ma anche con un altro prezioso punto e l'ottavo risultato consecutivo che in chiave salvezza è oro colato. A mente fredda il risultato di parità appare comunque giusto, per quanto le due squadre senza risparmiarsi sono riuscite a fare. Il vantaggio per il Favara arriva al 19esimo, cross dalla sinistra, Romero appostato sul palo opposto di testa batte il portiere. I padroni di casa reagiscono ed arrivano al pareggio al 38esimo con Trombino, favorito da una indecisione della difesa. Ma l'11 del tecnico Infantino è una squadra di carattere che aggredisce e non teme l'avversario. Così, su una delle tante pericolose ripartenze, prima del riposo, Palma raccoglie un pennellato cross e colpisce con un gran tiro che non perdona. La ripresa vede la Nuova Igea Virtus protesa tutta in attacco, ma il Favara è sempre pronto alle ripartenze per mettere il risultato e vittoria al sicuro. Nell'ultimo attacco disperato della partita, Currò al 92esimo batte Scuffia per il definitivo 2-2. A fine partita così ha commentato mister Infantino. Sapevamo che era una partita con due squadre che sono in salute, due squadre che fanno un gioco propositivo. Credo che noi abbiamo fatto non una grossa partita di più, sapendo anche che siamo arrivati qua con dei giocatori che avevano dei problemi, però non si sono visti, perché quando metti il cuore, metti l'anima, come La Piana, come Baglioni, come Romero, con Deiana fuori, come Mirabelli che ha dato disponibilità, credo che va al di là del risultato. Noi, la nostra forza è questa, quella che questi ragazzi vogliono dimostrare, che ci possono stare e ci possono stare bene in questa categoria. Sapevamo una partita delicata in un campo pesantissimo rispetto a quello che abbiamo noi,
avevo la preoccupazione che alla lunga un po' di fatica sentisse, però buttano sempre il cuore oltre l'ostacolo. Queste ragazze, mi devo fare dei complimenti, devo fare complimenti ai tifosi che sono venuti a sostenerci. Dispiace perché era una partita già finita, però noi continuiamo il nostro cammino, è l'ottavo risultato consecutivo. Ora affrontiamo la prima in classifica domenica, sempre lavorando su noi stessi e avendo, non perdendo questo spirito che ci oggi ha fatto la differenza sicuramente contro una squadra importante, una squadra che punta ai playoff, una squadra che è ben allenata, una società strutturata. Li ringraziamo per l'accoglienza e continuiamo il nostro cammino. Sicuramente siamo contenti a metà. Ecco, quello che si è visto in campo è stata una partita molto intensa, come difficilmente si è vista quest'anno qua dal Conte. Due squadre che si sono affronteggiate a viso aperto, un ritmo altissimo, davvero un bello spot anche per il calcio, per entrambe, dico, a prescindere dal finale. Sì, vabbè, il finale non c'entra né Ligia Virtus né il Castrone Favara. È il nostro modo di essere, io credo che tutti i campi dove siamo stati hanno detto le stesse cose e questo ci fa piacere, e continueremo a essere propositivi, aggressivi, perché questi ragazzi meritano grande rispetto e noi continueremo il nostro cammino usando queste doti, queste qualità e questo modo di essere. Noi siamo contenti, i ragazzi erano un po' dispiaciuti perché credo che la partita ormai era finita, però come diceva Bosco, la partita finisce quando l'arbitro fischia. E concludiamo con un servizio sul primo trofeo podistico AXI Scala dei Turchi, 400 gli atleti in gara. Il presidente della Pro Sport di Ravanusa, Giancarlo La Greca, è riuscito a mettere in piedi l'organizzazione di una gara podistica meravigliosa su un sito candidato a diventare bene UNESCO, la prima edizione sulla Scala dei Turchi, insignito dal titolo di geosito recentemente, due in tutta Italia, 100 in tutto il mondo. Che dire, la promozione territoriale passa attraverso lo sport a Realmonte, anche attraverso lo sport, valorizzando un territorio, destagionalizzando e dicendo, appunto, significando che attraverso lo sport, le regole, si può valorizzare un territorio e la sua bellezza, che a Realmonte è incontestabile, è palmare, è evidente. Il comune di Realmonte c'è sempre stato e ci sarà sempre per questo tipo di attività che hanno l'obiettivo, oltre appunto a valorizzare lo sport, anche quello di destagionalizzare. E se pensate che noi il 25 di Natale avremo il tuffo di Babbo Natale dalla Scala dei Turchi, e allora vi renderete conto quanto a Realmonte, in Sicilia, ancora a Natale, insomma, si può venire e si può fare turismo. Grazie a tutti e per tutti al presidente Giancarlo La Greca, che è un progetto in collaborazione con la regione siciliana, con tante associazioni e appunto con il comune di Realmonte. Ribadisco, per la via della bellezza Realmonte c'è. Allora, primo trofeo Scala dei Turchi, dimostrazione che lo sport è fonte di turismo e promozione del territorio. Abbiamo puntato sulla destagionalizzazione dell'offerta turistica con la Scala dei Turchi, un'operazione riuscitissima. 400 atleti, moltissimi sono venuti già ieri sera e oggi permetteremo anche l'ingresso alla Scala. Numeri di qualità e quantità. Qualità in quanto abbiamo il top dell'atletica africana, che ormai sono le gazzelle dell'atletica mondiale, e numeri di quantità in quanto tutto il mondo amatoriale siciliano. Un'operazione di rete fatta fra la Pro Sport Ravanusa, il comune di Realmonte, la regione Sicilia assessorata al turismo, la provincia di Agrigento e tutti gli enti che ci stanno collaborando. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.